Allora, amici miei, che dobbiamo fare? Siamo chiusi in casa? Molto bene. Riscopriamo la bellezza di stare da soli o di stare in compagnia della famiglia o dei propri animali. Comunque, affrontiamo questo momento così difficile in modo positivo, perché l'umore è fondamentale. La terapia migliore è un buon umore, è il miglior farmaco che c'è. Quindi, siccome non tutti i mali vengono per nuocere, era meglio farne a meno ovviamente il coronavirus, vediamo un pochettino di vivere al meglio questa situazione, almeno noi che non siamo malati. Pensiamo a quelli che stanno peggio e facciamo in modo che più nessuno sia male. Quindi rispettiamo le regole, perché rispettare le regole significa veramente rispettare il prossimo. E se non rispetti il prossimo di cui tu fai parte, non rispetti te stesso. Emily Dickinson, la grande poetessa che ha vissuto 60 anni nel chiuso della sua stanza e ha scritto le poesie più belle del mondo, diceva: "Nessuno, nessun uomo conosce la propria altezza fino a quando la sorte non lo chiama. E se nel momento in cui la sorte lo chiama, lui si alza, vuol dire che la sua altezza arriverà al cielo. Quindi, siccome noi siamo tutti giganti, facciamo in modo di dimostrarlo." Mi raccomando, siate tutti molto positivi e tutti molto responsabili e corretti. Ciao. A tutti gli amici della pagina di Lorena, mi raccomando di affrontare le nostre giornate con grande responsabilità. Lo faccio io, lo fa la mia famiglia, lo facciamo tutti per il nostro bene e per il bene delle persone che ci stanno vicino. Ciao, un abbraccio. Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché è la città dove sono nato, la lingua che parlo, i libri che mi educano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni e il grande popolo in mezzo a cui vivo e la bella natura che mi circonda e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro è italiano. E il mondo de amicis, cuore 1889. Divisi ma uniti. Viva l'Italia! Ragazzi, stiamo a casa. È un momento difficile per tutto il mondo, per l'Italia, ma l'Italia ha sempre dimostrato di sapersi rialzare. Ne usciremo più forti di prima. Ci hanno chiesto soltanto di restare a casa. Non dobbiamo fare altri sacrifici. Lo so, è dura per tutti quanti. Vorremmo stare tutti al parco, vorremmo giocare tutti a calcio, vorremmo giocare a tennis, vorremmo fare tutto, ma in questo momento dobbiamo stare a casa. Ne verremo fuori molto presto. Allora, ciao a tutti, sono Gino Sorbillo, sono un pizzaiolo napoletano. Faccio questo video per invitarvi, consigliarvi a non uscire in strada, a rispettare le indicazioni delle autorità per l'emergenza del coronavirus. Prima ci fermiamo e ci sappiamo fermare, e meglio è per tutti. Grazie.